Grazie Eccellenza. Il progetto di legge presentato dalla Segreteria alla Pubblica Istruzione e Cultura in materia di associazionismo e volontariato nasce dall'intento di unificare l'insieme di norme già vigenti in materia, ammodernando tale disciplina che costituisce una preziosa risorsa per la nostra società, sia in termini di capitale umano in esso impegnato, sia per gli altri valori, funzioni e finalità che stanno alla base della maggior parte di esse. In riferimento all'articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, il presente progetto, oggi in prima lettura, riconoscendo la fondamentale valenza a livello sociale, culturale e civico delle realtà associazionistiche di conseguenza del volontariato, vuole costituire uno strumento snello, di facile applicabilità e di indubbia completezza, al fine di agevolare la costituzione e l'attività delle associazioni e nel contempo incentivare e supportare l'impegno di coloro che si uniscono per perseguire scopi comuni. Scopi comuni cui beneficiari possono essere talvolta solo gli associati, oppure per promuovere i diritti delle persone e della collettività nel suo insieme. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento delle associazioni attive in tutto il Paese. Alcune nascono per promuovere i diritti delle persone e trovare alternative concrete al sistema economico-culturale. Alcune nascono in ambito sociosanitario, quindi per apportare un prezioso contributo in ambito sanitario. Altre perseguono finalità di protezione e tutela dell'ambiente, mettendo al centro del proprio operato ricerche, approfondimenti, sensibilizzazioni ed azioni concrete. Tali forme di aggregazione di esperienze associative contribuiscono fattivamente a maturare anche nella popolazione giovanile una profonda coscienza civica, senso di responsabilità nei confronti della comunità intera, in difesa dei diritti individuali, della comunità e del territorio che ci circonda. Inoltre, grazie allo sviluppo di queste associazioni, moltissimi ragazzi hanno trovato un'occupazione nelle professioni del sociale. Come avremo modo di appurare, il progetto di legge attribuisce alle associazioni un ruolo fondamentale di impegno sociale, valorizzandone la funzione di strumento per la partecipazione alla vita della comunità allargata. In tale progetto viene inoltre considerato, normato e tutelato il ruolo del volontario, la persona che si rende disponibile ad un servizio personale, spontaneo, gratuito e disinteressato, che opera dedicando alla vita degli altri tempo, professionalità, passione civile ed educativa, in nome di principi e valori di alta valenza sociale e civica, soprattutto in momento di particolare emergenza. Nella speranza quindi che tale progetto possa seguire l'iter legislativo con un generale accoglimento positivo da parte di tutti i consiglieri, ringrazio la Segreteria di Stato appunto per il lavoro svolto nella predisposizione di uno strumento che sia in grado di agevolare ed incrementare la costituzione ed il prezioso lavoro del mondo delle associazioni. Grazie Eccellenza. Grazie consigliere Albertini.